E ciao a tutti bella gente, sono Cazzoni Superstar. Ben ritrovati in questo nuovo video su Dauntless, dove oggi voglio mostrarvi tre build per una classe straordinaria, per lo striker, o il pugile, o lo scazzatone, insomma quello che chiappa a cazzotti tra cape e collo, i behemoth, li lascia stunnetti lì per terra, che cazzo. Una classe veramente devastante, principalmente il suo cammino è quello DPS, perché veramente ragazzi è mostruoso, ma è molto versatile, può essere utilizzato a seconda anche delle varie esperienze eccetera, anche per svariati modi di divertirsi, anche come support tank, ok? Queste tre build andranno a cimentarsi una nel primo cammino, quello dove saremo più tank support, quindi è utile anche al gruppo. La seconda cominceremo, invece sarà un pochino più DPS, anche se ancora un certo aspetto cimentato anche verso la difesa, e la terza sarà sfacciatamente DPS, ragazzi, per giocatori esperti, quando insomma già con gli altri due si cominciano a morire, perché se si muore molto con le prime due, con la terza, ragazzi, non stiamo mai in piedi, però fa un botto di danno. Allora andiamo a vedere un attimino le varie build che io, ragazzi, vi ripropongo in italiano, anche da parte dei giocatori esperti che magari sto seguendo anche io, quindi la mia unica difficoltà è andare a fare le varie traduzioni dei pezzi, delle celle, perché sapete, in italiano, dall'inglese all'italiano è un macello tante volte, insomma non hanno senso i nomi, e quindi insomma la mia difficoltà è anche nel capire, provare un po' di robe, è quella, insomma, le varie traduzioni, e poi provare logicamente le varie build, non che se le provo io loro lì che basta vedere un attimino certa gente, anche le iscrizioni e i commenti insomma degli esperti, quindi vorrei solo riproporvele qui in questo canale in italiano, per poterne soffrire tutti, ok? Quindi ragazzi, a parte questa che mi sono messo un pochino io, le altre proprio è puro preso puro spunto da giocatori esperti. Allora andiamo a vedere questa prima build, tank support, ci permetterà innanzitutto di avere una sopravvivenza maggiore logicamente, e di essere anche di supporto appunto ai nostri alleati, ok? Logicamente ragazzi, vi avviso subito, le build non sono al 100%, nel senso che ho tutto quello che mi serve, ma logicamente l'equipaggiamento va uppato e anche le celle, ma ho voluto già condividerle con voi, perché tra che le finisco tutte almeno già posso mostrarle, per dare la possibilità a chi inizia a giocare con questa classe già di iniziare insomma a crearsele, ok, di tirarle su, di avere una direttiva da qualche parte, insomma, poi se mai volete seguire queste tre build che vi sto proponendo. Allora, questa prima abbiamo come arma il castigo roccioso, e sapete ragazzi che logicamente man mano che i vari equipaggiamenti verranno uppati cambieranno i nomi, quindi vi dimostrerò in modo che vedete il bonus e che tipo di celle ci possono andare, così li troverete più facilmente. Se non riuscite a sbloccare delle cose, armi, armature, oggetti che vi serviranno per farmarli, behemoths eccetera, ragazzi, semplicemente dovete andare avanti con la storia, ve lo ricordo questo, se non trovate un'arma proprio andate avanti con le quest, finite le quest, vedete che avrete tutto man mano, qualcosa vi verrà dato, qualche missione secondaria magari, altre cose saranno nei negozi, ma per quel che riguarda behemoth, quest principali. Allora, il castigo roccioso ci darà il bonus del knockout, e infliggere danno, abbiamo una probabilità basata sul danno, sulla quantità del danno che infliggiamo, di garantire uno scudo di X punti salute della durata di 12 secondi, e all'interno avremo delle celle, metteremo la cella del berserker e una guardiana, come speciale abbiamo lo schianto titanico che rilascia frontalmente un'onda di energia che infligge 500 danni al bersaglio più vicino e 166 ad un massimo di altri due nemici a portata. Con attivi gli effetti di forma della tempesta e distruttore del karma, infligge fino a 100% di danni aggiuntivi, cioè ragazzi è un botto di danno, quando abbiamo gli altri due buff attivi, mamma mia. E come mod abbiamo la placca tifonica, perché la durata di cata della tempesta è aumentata di 10 secondi, quando mancano meno 10 secondi allo scadere del cata della tempesta, infligge il 15% danno in più, tanta roba. Come abbiamo la corona vulcanica, ci dà il bonus cacciatore furioso, e all'interno avremo una cella del berserker, che logicamente tutte le celle saranno viola, ragazzi, ok? Come armatura pelliccia dell'Ognasher ci darà rinforzato, e all'interno un'altra cella rinforzata, ok? Come braccia e guanti di crioscaglie ci darà il bonus dei knockout, e come cella sangue freddo,
le scarpe pilastri granitici, ci darà il bonus guardiano e la tracella sangue freddo. Come lanterna, visto che siamo support e bla bum bam bum, avremo una sfida dello scarne. Poi logicamente, come in tutte le cose di equipaggiamenti, ragazzi, se avete preferenze cambiate, vabbè. Però per questa build la sfida dello scarne è perfetta, perché conferisce uno scudo di 250 punti che poi noi possiamo condividere un tot, ok? E all'interno una cella dello zelo. Come consumabili, io per questa build, diciamo, vi consiglio questi, ma vedete voi: un tonico del bastione per resistenza al danno, un tonico dell'iter per caricare più velocemente la lanterna, quindi lanciare più spesso lo scudo, un tonico d'assalto che aumenta il 40% di danno stordente per 60 secondi, perché comunque dobbiamo che venà, ok? Se preferite, al posto di uno di questi due potreste mettere quella di rubavita, ok? Quindi almeno quando sarete dal 50% di punti ferita in su, vi potete curare, se vedete, perché fino a sotto il 50%, vedete poi perché, vi curerete da soli, ok? Andiamo a vedere appunto i bonus, che vi dirò poi, ve li leggerò, vi dirò al livello massimo, e quindi andrò a leggere il bonus dell'effettivo di quello che ci serve, ok? Avremo più 6 berserker, abbiamo 300 in meno di salute, ma infliggere danni ci fa guadagnare il 3,5 per 3 di danno per 3 secondi, l'effetto ci accumula 10 volte. Ok, ci serve un po' di DPS, ragazzi. Avremo un più 6 in guardiano, quindi il 60% del tuo scudo è fornito anche all'alleato più vicino per 15 secondi. Avremo un più 6 rinforzato, quindi 500 salute massima e 50% cura da qualsiasi fonte, qualsiasi cosa curi, rubavita, fiasche, quello che volete, avremo un 50% di cura in più. E visto che perdiamo 300 punti ferita con un berserker, questi, i 300 li recuperiamo e ne guadagniamo anche 200, non male. Sangue freddo più 6, quando la tua salute è inferiore al 50% riduci del 30% i danni che subisci, e finché il sangue freddo è attivo garantisce un effetto rubavita dell'8%. Questo effetto non permette di curarsi oltre il 50% della salute massima, ecco perché ho detto che prima con la fiasca del rubavita dal 50% in su, ok? Però già riduciamo i danni, un po' siamo sotto il 50%, un po' ci curiamo da soli, è già tanta roba. Avremo un più 6 di knockout, quindi 30% danni stordenti, e dopo una schivata perfetta, quando ci riusciremo a farla, il prossimo attacco infliggerà il 100% di danni stordenti, ottimo per stordire i mob. Avremo un più 3 a zelo, ovvero il 35% di efficacia dell'abilità della lanterna, cioè quindi vuol dire che anche lo scudo che andiamo a fare con la lanterna avrà un 35% in più, ok? Quindi già tanta roba. E avremo un più 3 in cacciatore furioso per avere un 15% di danni contro i Behemoth infuriati, un po' di danni in più, male, sono tutti infuriati, benissimo. Di questa build, volendo, ci sono tante svariate varianti, veramente, ragazzi, ci sono quelle un po' meno difensive, magari senza, che ne so, rinforzato per esempio, oppure senza sangue freddo, ok? Per trovare qualcosa che magari aumenti zelo fino a più 6. Ci sono tante varianti, ce ne sono anche quelle per, c'è la cella dell'ingegnere che per esempio aumenta il diametro dei piloni, quelli che magari aumentano il danno o la difesa, però diminuiscono le cure che prendiamo con i tonici, cioè i tonici ci curano di meno, ma allarghiamo tantissimo il raggio d'azione dei piloni, ragazzi, quelli che si mettono per terra veramente in maniera devastante a 6, ragazzi, a 5%, tanta roba, insomma, con l'ingegnere, quello si prende dalla piratessa, ok? Dalla piratessa, insomma, sono delle varianti, però questa funziona molto bene per tante situazioni, ok? Allora, la seconda build, ragazzi, già è più DPS, qualcosa ancora che ci porta a essere un po' prudenti, ma già qui si parla di cose per noi. Allora, si comincia già a fare sul serio, e qui si comincia a fare domestichezza con l'abituarsi a stare a metà dei punti ferita, anche se avremo ancora un po' di scudo, ma andiamo a vedere intanto la build. Come armi abbiamo il tumulo chimerico, quelle di Borels, ottimo, con interno una cella della sopraffazione e una del sangue freddo, ok? Come speciale abbiamo schianto titanico, sempre, e placca tifonica, non cambiano, ok? Sono ottime, mi piacciono molto quelle di Borels in generale come armi. Poi soprattutto, quando andiamo a fare le ascese ardenti, sicuramente è tanta roba, ok, ragazzi? Ma mi trovo bene in generale, ce le avevo già abbastanza alte, quindi vado avanti con queste. Molto molto buone, ok?
Come cappuccio abbiamo il cappuccio nefasto, ci darà il bonus furia e all'interno la cella della disciplina. Ragazzi, questa ci farà stare non oltre il 50%. Cioè noi iniziamo la partita, vediamo la vita, boom, si dimezza. Non avremo oltre il 50% dei punti ferita. Quindi se noi abbiamo 1000, siamo sempre minimo a 500. Anche se per far più danno dovremo stare sotto, almeno al 49. Ammesso, se abbiamo 500, 499 dei punti ferita. Ok? Per aumentare il danno. Però intanto facciamo l'abitudine, poi vediamo i vari bonus. Il manto nefasto come armatura ci darà l'altro bonus furia e dentro l'altra cella del knockout. La stretta cinerea, sempre quelli di prima, quelle delle Torgadoro, e ci darà dentro e ci darà il bonus sopraffazione, ok? E avremo l'altra cella del knockout. Gli stivali di Boreali, ci darà sangue freddo e all'interno una cella del Berserker come lanterna, mentre facciamo, allora, come cella sempre quello dello zelo, a prescindere. E come lanterna, mentre ci abituiamo a stare sotto a quei punti ferita, ragazzi, inizialmente questa è molto comoda perché cominciamo a far più danno, vediamo le potenzialità della classe, ci cominciamo a abituare, e però almeno un attimino abbiamo un piccolo scudo che ci permette di pararci un po' di dietro ancora. Ma quando siete un po' più avere un po' più pratica o voler rischiare, lo sguardo del Drask, perché comunque aumenta il danno inflitto del 30%, col fatto che poi abbiamo la cella dello zelo e ancora più danno. Ok, quindi qui vedete un attimino voi, ci sono queste due alternative, e i tonici che uso qui con questa build sono questi: uno della frenesia per aumentare il danno, l'assalto per stunnare, e un tonico del bastione per gli attacchi, per subire meno danno. Ok, questi sono, possono essere molto molto utili. Non usiamo ruba vita perché a parte non ci serve, tanto avendo sangue freddo fino al 50% ci curiamo, quindi non serve, diciamo. Al massimo usiamo una fiasca se proprio siamo un po' nella cacca, ok? Ma poi dipende che botta che ci arriva, perché poco serve curarsi fondamentalmente con le botte che si prendono, quasi sempre la roba che è un attimo che si muore, quindi curarsi serve ben poco. Allora, vediamo a vedere tutti i bonus e vedremo poi anche i vari livelli. Più 6 furia, quando la tua salute è inferiore al 50% infliggi 25% danno in più, tantissima roba. Sangue freddo, allora, sangue freddo quando la tua salute è inferiore, abbiamo già detto che appunto ci protegge dal danno e ci cura. Allora, logicamente una volta che noi abbiamo raggiunto di nuovo il 50% dei punti ferita, questo bonus si perde, ragazzi. Quindi questa la mia è solo un attimino anche per fare abitudine a star sotto. Nel frattempo che magari siamo sotto al 50, facciamo un po' più danno. Ok? Magari proprio in quel momento abbiamo caricato al massimo la nostra arma per lanciargli la mossa dai tre slot e gli diamo una bella botta. Poi logicamente raggiungeremo il 50% dei punti ferita e anche per subire un po' meno danni, visto che ancora stiamo in fase di pratica. Senza questo sicuramente siamo shottati, secondo quando andiamo a fare certe cose, ok ragazzi? Con questo ogni tanto ci salviamo, dipende, ok? Ogni tanto ci salva, ok? Però se volete rischiare potreste anche togliere sangue freddo e magari mettere, che ne so, rinforzato, oppure qualcos'altro. Mettere qualcosa, non so, che vi protegga dal fuoco, ma so per dire adesso, se volete provare, ok? Però questa è già molto più DPS, basata qua di prima, e ancora però con un po' di difensiva. Più 6 sopraffazione, 60% contro i Behemoth storditi, tanta roba. Sarà più 6 quello del knockout, insieme per i danni stordenti, e la percentuale, se riusciamo finalmente a fare la schivata perfetta, un bonus di più 3 in berserk. Quindi meno 150 di salute massima, ma infliggiamo più danno, cioè infliggendo danno guadagniamo danno, accumuliamo danno, bam 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 bam, quella di prima, una sola, 3 condizionante che c'ha dall'arma, più 15 rigenerazione della stamina, disciplina appunto come vedete ci dà il 7,5 di probabilità di critico, ma la salute non può salire sopra il 50%. E il calo zelo, come vedete un 35% di efficacia della lanterna, istantanea della lanterna, tanta roba, più danno o più scudo, vedete voi. E già in questa build siamo più sul DPS, ragazzi, come avete visto, e già si cominciano a vedere le potenzialità di questa classe. Veramente si cominciano a vedere, però ancora diciamo abbiamo un qualche chance difensiva, ok? Ma già da quell'altra questa cambia molto. E sull'ultima build per i pazzi scatenati, ragazzi, questa qui tocca sempre giocare, oppure tocca essere fortunati che non ci menano noi
e non subiamo danno, perché si muore facilmente se non, ancora come me non si fa, non si ha molta pratica, ragazzi. Si muore facilmente, veramente, ragazzi. Ma fa un botto, è un botto, ragazzi. Poi ancora, come vedete, io devo finire di maxare le celle, le equip, e già vedo quando riescono a morire. Allora, abbiamo come arma le faglie tettoniche, che sono quelle del Torgadoro, ragazzi, e quelle leggendarie, dove all'interno, allora, abbiamo qui, sono le celle a scelta. Io ho messo quella allora ci sono, c'è la sopraffazione e c'è la disciplina, sempre solite mod speciale e mod, e come armi metteremo l'inferno, che toccherà tirar su, ragazzi, perché man mano ci darà il bonus superiore, ok? Come vedete, questo è solo è velo basso, il bonus è ancora basso, quindi deve salire, e anche il bonus all'interno, perché l'arma ci darà il bonus dell'armi che noi ci mettiamo, ok? Quindi, avendo messo dentro quelle tettoniche, quelle infernali, praticamente piroclastiche, mi darà al momento 1 in sopraffazione, ma quando salirà diventerà più 3, e anche il bonus aumenterà. Quindi queste sono da tirare su, anche queste, sia quelle finali, sia le faglie tettoniche, sia piroclastiche. Quindi magari ancora non ce l'avete quelle piroclastiche, le state tirando su, ragazzi, non avete quelle tettoniche, ragazzi, del Torgadoro, delle armi di fuoco che fate quelle che vi fate farmate con gli Hellion, ok? Quelle che vi danno quelle lì, perché poi saranno queste intanto quelle che metterete dentro, quelle almeno consigliate. A meno che non vogliate provare qualcos'altro, però queste sono quelle consigliate dagli esperti, da quello che vi do nei vari video, ok? Come elmo, beh, corona vulcanica, sempre con cacciatore, ci dà cacciatore furioso, ci dà cacciatore furioso, e una cella berserker. Il manto di rovi ci darà il bonus predatore, e all'interno una cella, mi raccomando, tutta viola, tutto maxato, della catalizzatrice, per aumentare l'efficacia dei tonici, che poi andremo a vedere un attimino un po' sta cosa, ragazzi. I guanti artigli della viverna ci darà l'altro bonus predatore, e un'altra cella berserker, e qui scendono i punti ferita, ragazzi, e i gambali, infine ignei, per vedere giusto, ci darà il bonus furia, e all'interno un'altra cella furia per andare a maxare. Qui non c'è storia, ragazzi. Uno sguardo del Drask per aumentare i danni, e l'altra o l'altra cella catalizzatrice, ok? Oppure lo zelo per aumentare gli effetti della lanterna, ok? Questa a vostra un attimino, questa è pensata, questa qui io l'ho vista con tutti e due le catalizzatrici per aumentare i tonici, poi andiamo a vedere anche il perché è tanta roba, ok? Però insomma potreste anche optare magari per quello dello zelo sempre, ma la build questa qui è così precisa come la vedete, e come tonici abbiamo questi: incalzante, frenesia e stamina, pochi fronzoli, in poche parole. E andiamo a vedere i bonus come saranno e i livelli, ok? Allora, Berserk, già abbiamo detto, meno 300 punti ferita, tanto danno accumulabile. Furia, tanto danno, sotto il 50%, tanto danno. Sopraffazione, 60% di danno contro i bremo storditi, ammaxati logicamente. Catalizzatori più 6, saranno più 60% efficacia dei tonici e 60% la durata. Quindi avremo più del doppio dell'efficacia dei tonici, dei vari bonus che ci danno, e 60% di durata in più, quindi più attacco, velocità di movimento, stamina, insomma tanta roba, tanta roba, ragazzi. Disciplina rimarrà più 3, e qui un po' di critico in più, ma sempre sotto 50, rimarremo al 50%, poi ci sarà sempre sotto praticamente. E cacciatore furioso resterà più 3, un 15% contro i behemoth infuriati, tanto questo ce lo dà l'elmo, se non mi ricordo male, esatto. E predatore diventerà più 6, ovvero non subendo danni, ecco perché dico da professionista, non subendo danni per 15 secondi infliggi il 35% di danni extra, il bonus si perde venendo colpiti.
cioè quindi i primi 15 secondi che non si chiappano le botte, si ottiene sto bonus. Appena ci beccano, perdiamo questo 35% di bonus. Cioè, come avete visto, ragazzi, questa è proprio full DPS, non c'è niente di difesa, i punti di fede sono ovviamente molto bassi, tocca imparare molto bene, magari potete andare a fare delle prove e già si chiappano gli schiaffi con dei behemoth che magari potete trovare nelle ascese o per qualche prova particolare, quelli un po' più bassini, e potete andare a allenare lì, farvi un po' di prove, imparare a schivare, eccetera, eccetera, menare, vedere come incatenare gli attacchi, fare un po' di pratica, cioè andare... Quando si impara questa classe, andare per esempio così, faccio per dire, fa un'ascesa quando ancora non siamo competenti, non siamo capaci, cioè è un macello, ragazzi. Macello. Beh, ve lo dico, anche se devo ammettere che su gioco sono molto buoni, cioè meno fino adesso mi è capitato delle run che non c'è niente da fare, alcune sembrava che ero Dio in terra, ho detto ho imparato, poi quella dopo che abbiamo tanti di quegli schiaffoni ero più per terra che in piedi, ho detto ho imparato il cacchio, vabbè, quindi ero solo rimasto illuso, ok, quindi insomma ho preferito avere delle build diverse a seconda dello stato d'animo poi dopo che mi ritrovo e della competenza giornaliera, chiamiamola così, oltre mia personale. Ragazzi, allora, queste sono le tre build che siamo andati a vedere, partire da una difensiva support, una un po' più offensiva con un po' di difesa ancora, e questa sfacciatamente offensiva. Io spero che entrambe gli torni utili vi siano piaciute, e a me mi piacciono i personaggi, mi piace l'estetica, vabbè, comunque parte cose di autoadulazione, comunque spero che vi torni utile, spero che vi sia piaciuto, lo sto stato lungo ma mettere tutto ci voleva un po'. Spero che apprezzate lo sforzo, il lavoro fatto, insomma, e che questo passaggio dagli amici esperti su YouTube stranieri possa in qualche maniera essere anche riportato qui in italiano. Spero che questo mio piccolo lavoro vi torni utile. Io vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video, iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Vi auguro a tutti quanti un buon game, e fino ad allora mi raccomando, fate i bravi e menate con prudenza. No, scherzo, spaccate tutto. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.